In quali campi si muove la ricerca sull'epilessia, in particolare mi riferisco alla genetica? Ci sono negli ultimi anni una serie di sviluppi delle e applicazioni delle nuove tecnologie di sequenziamento genico che permettono di arrivare a una diagnosi precoce delle epilessie genetiche, ma in particolare ipotizzare e lavorare sui meccanismi d'azione. Questo è molto importante perché in teoria e poi per certi versi anche in pratica ci permette di utilizzare un farmaco giusto per una persona specifica, quindi alcune forme di epilessia con determinate cause genetiche possono essere trattate con alcuni farmaci o addirittura alcuni farmaci vanno evitati, quindi ci sono poi delle implicazioni pratiche oltre che importanti dal punto di vista dello sviluppo di nuovi farmaci e della comprensione dei meccanismi dell'epilettogenesi. A proposito di farmaci, si è parlato anche di epilessie che resistono e in questi casi è possibile intervenire chirurgicamente o anche in altri casi? Ma la chirurgia dell'epilessia è una parte molto rilevante della terapia e del trattamento delle epilessie. Questo perché, come è stato già detto oggi, i farmaci antiepilettici ti permettono spesso di tenere a bada le crisi, ma non hanno un'azione antiepilettogena. La chirurgia invece, quando viene applicata in maniera corretta, ti permette proprio di andare a risolvere alla radice la questione e quindi si può arrivare ad una potenziale guarigione della persona con epilessia. Evidentemente la difficoltà sta proprio nel selezionare la persona con un tipo specifico, focale spesso di epilessia, decidere l'intervento migliore sulla base del trattamento concomitante, sulla base dell'età e dell'esigenza dell'individuo stesso. E quali sono le percentuali di riuscita? Questa è un'ottima domanda, dipende sostanzialmente dal tipo di epilessia, però le faccio l'esempio dell'epilessia del lobo temporale del soggetto giovane adulto o adulto, dove il trattamento farmacologico funziona in circa il 60% dei casi, mentre invece con una chirurgia ben eseguita, ben programmata, si arriva a oltre il 90% della guarigione. Ci sono alcune forme invece di epilessia in cui la chirurgia risulta essere palliativa e quindi è una sorta di trattamento coadiuvante insieme alla terapia farmacologica. Ovviamente il tasso di efficienza è un po' più basso, però sicuramente poi lo scopo finale è quello di migliorare la qualità di vita del paziente e delle proprie famiglie.